Ciao a tutti, benvenuti al post partita di Parma Udinese 2-3. Un post partita che evidentemente vi farò venire le lacrime agli occhi. No, allora partiamo da dire che ci sono diverse considerazioni da fare. Allora, prima di tutto, il Parma ci sta abituando a dei bellissimi primi tempi e dei secondi tempi abbastanza che fanno cacare. Questa partita non è da meno perché abbiamo fatto un primo tempo pronti via, gol di Del Prato, poi dopo un bellissimo gol alla Lukaku di Bonny. E tutti contenti. Primo tempo in cui le occasioni dell'Udinese sono state delle briciole, e Parma lo chiude con un 2-0. Sinceramente, io ho detto: ma lo guardo il secondo tempo o vado a mangiare prima? Ho detto: ma no, lo guardo, non si sa mai. Aspettiamo il 3-0 e poi andiamo a mangiare, magari. Purtroppo, visto il secondo tempo anche di Napoli, abbiamo voluto concedere il bis, nel senso che stavolta, sempre bene o male, in quei minuti fatali che vanno dal 65esimo al 75esimo, in quei 10 minuti lì, noi rimaniamo puntualmente in 10 anche stavolta, ma il problema non è stato solo quello. Allora, partiamo con ordine, possiamo dire che io dai gol che abbiamo beccato posso trarre delle conclusioni che magari a qualcuno sembreranno affrettate, però c'è da ragionarci adesso, non bisogna ragionarci a Natale, a pensare al mercato di riparazione. Allora, le considerazioni sono le seguenti. Io ho sempre osannato Circati, è l'unico giocatore probabilmente che abbiamo in difesa su cui puntare per un futuro, su cui pensare che, diciamo, ci possa fornire delle garanzie. Però c'è un però. Allora, il però è che mentre, diciamo, il Cannavaro Paolo, che aveva, De Fabio, scusate, che avevamo, aveva, diciamo, uno stacco poderoso, anche se non era il massimo dell'altezza, diciamo che Circati sotto questo aspetto qua invece mi sa che non so se potrà migliorare più di tanto. Questo perché lo dico perché abbiamo beccato due gol di testa, uno dietro l'altro, allora dove Balog e Circati andavano a far falle. Ma soprattutto, diciamo, non hanno ostacolato assolutamente il loro avversario. Quello che ne deduco è che quando Balog e Circati vanno a affrontare, diciamo, degli attaccanti non troppo grossi, non troppo alti, diciamo che normalmente non hanno difficoltà. Con queste persone o grosse o molto alte, diciamo, fanno molto più fatica. Fanno più fatica, probabilmente è lo stacco che manca, perché fisicamente sono convinto che sono piccolini, specialmente Circati, ma sono abbastanza dei torelli. Il problema è che devi andare in alto. E quindi, oltre al fatto di essere fuori posizione, perché comunque anche il primo gol, come dire, Balog e Circati dicono: bah, io vado a zona di qua, vado a zona di là, insomma, sull'uomo non ci va nessuno, questo qua in mezzo, tranquillo, indisturbato, davanti a Cicci Zola, la butta all'angolino, ma senza alcun ostacolo. Io dico: vabbè, se uno ti sovrasta, ma tu ci arrivi lì vicino, con la testa, bene o male sei in zona, lo ostacoli un po', va bene, pace, ma proprio lasciato libero. E quindi qui dico che in difesa, io spero che Pecchia, chiami subito a giocare Leoni, perché diciamo, giunti a questo punto dobbiamo subito provare a vedere cosa sa fare, perché ragazzi si è messi male in difesa. E questo messi male è stato camuffato dalle partite col Milan, dal Napoli, perché diciamo che col Napoli tutte le scuse sono buone, no? Sei rimasto a giocare con Del Prato in porta e quindi è chiaro che
subentra anche il panico in difesa. E col Milan praticamente non, cioè, la squadra ha giocato talmente bene che non hanno concesso al Milan di fare quasi niente, e quindi è ovvio che anche la difesa, poi le volte due che è chiamata in causa, si spera che almeno ce la faccia. Ma il problema è quando fai un intero secondo tempo in cui la tua difesa è sotto pressione, ma sotto pressione davvero, quando arrivano 60.000 cross belli indisturbati e in mezzo soffri. E soffri purtroppo, tu ci puoi mettere Del Prato, Balog, Circati, Vallenti, Osorio, tutto quello che vuoi e purtroppo il risultato non cambia. Io spero veramente in Leoni, ma che debba essere veramente un leone micidiale che da solo riesca a buttarle fuori dall'aria tutti i palloni di testa, perché e che diventi titolare. Almeno vediamo se è l'unica carta che abbiamo in difesa veramente valida. Proviamolo subito, caro Pecchia, perché qua siamo nella merda davvero. Nel senso che o questa squadra riesce a resistere 80 minuti, non dico mica 95, ma almeno 80 minuti con il ritmo del primo tempo, ok? Con la voglia, il ritmo, il prezzo, tutto quello che vuoi, oppure non ce la possiamo fare a farci la salvezza tranquilla. Perché? Perché quando subiamo per 45-50 minuti l'avversario, becchiamo dai 2 ai 3 gol. E l'abbiamo visto col Napoli, l'abbiamo visto con l'Udinese. Adesso andiamo a Lecce, no? E ripeto, noi potremmo fare una vittoria come fare una sconfitta anche a Lecce. Perché? Perché questa squadra ha fatto vedere che non dipende dall'avversario che affronta. Certo, l'avversario è importante, però quello che importa è come lo affronti e per quanti minuti riesci a reggere il campo fisicamente e ovviamente anche quanti gol riesci a fare. Però, ripeto, non puoi fare 45-50 minuti nella tua area perché abbiamo una difesa da serie C, abbiamo un centrocampo e un attacco da serie A, un attacco da classifica alta della serie A, un centrocampo da mezza classifica e una difesa da serie B, a essere ottimisti, comunque dai, diciamo da serie B, ok? Detto questo, aggiungo anche che abbiamo speso 15 milioni per Keita, Mandela Keita, e spero che ovviamente il valore del giocatore sia ben altro, perché adesso io spero che Pecchia gli spieghi un attimo come si gioca in Serie A, perché ha fatto due entrate che secondo me l'arbitro non ha potuto fare altro che dire boh, ammonito e doppia ammonizione, c'è poco da fare. La prima assassina, che qualche arbitro avrebbe dato addirittura il rosso, meno male che non è successo, se no finivamo ancora prima, in 10. E la seconda, da ammonito, non puoi andare con quella foga lì, rischiando di arrivare in ritardo, e dopo il fallo che sia bruttissimo o medio, la doppia ammonizione da regolamento scatta. Quindi Keita bocciato per questa partita assolutamente, spero ovviamente di rivederlo in campo, perché vorrei capire quanto vale questo giocatore, che dovrebbe valere sulla carta. Dentro subito Leoni, perché dobbiamo provarlo assolutamente. Dopo quattro partite non possiamo permetterci con questa difesa, che se si è attaccata va in sofferenza totale. E io vi ricordo, perché qualcuno mi faceva le critiche, qualcuno mi criticava dicendo: ah, ma perché te, figa, sei negativo, la nostra difesa, i nuovi giocatori, Osorio, Balo, cercate promesse. Ho capito, ma io guardo il sodo. E il sodo che cos'è? Che in difesa facciamo schifo. Perché finché non siamo attaccati, non soffriamo e allora tutto bene. Ma appena questa squadra è rintanata 15-20 minuti, non dico 45-50, becca gol. Cioè, noi, se ci fanno 15-20 minuti di pressione nella nostra area, becchiamo gol. E in Serie A devi fare 90 minuti senza prenderlo il gol, quindi, o comunque prenderne il meno possibile. Lo so anch'io che il centrocampo e l'attacco, diciamo, siamo messi bene e siamo tutti contenti, ma la difesa è questa qua. E vi ricordo che io l'ho detto
Cioè, da st'estate ho detto, caro Kraus, ti prego, beccami gente valida, due bei centrali di esperienza. Io l'esperienza non so da dove l'abbiamo trovata, perché io l'unico che c'è ancora da provare è un giovane promettentissimo, per l'amor del cielo, della Sampdoria, che si chiama Leoni, e ancora non l'ho visto in campo, ok? Gli altri li conosco già e so già che da esperienza di Serie A non ne hanno, nel senso non come mai giocato, magari. Ma proprio non sono capaci di reggere la pressione avversaria in Serie A. Non sono capaci. Cioè, ci può andare bene una volta con le due occasioni, perché guardate che anche le altre partite abbiamo rischiato. Qualcosa abbiamo rischiato, solo che abbiamo rischiato quel poco, ci sono state poche occasioni e ci è andata bene, boh, tutti contenti. Però se ci andava male, ricordiamoci che un'occasione due possono essere anche uno o due gol, come essere un zero, lo sappiamo, no? Però se di occasioni ne concedi 10, 15 o 20, è chiaro che segnare da parte dell'avversario è una naturale conseguenza. Basta. Sono arrivato lungo, ma ci sarebbe tanto altro da dire. C'è da dire che questi secondi tempi orribili stanno diventando una cosa. Una costante e non va bene, perché all'inizio ho detto vabbè dai, Pecchia fa un gioco che figa, fa stancare molto, no? Pressing, scatti, velocità, quindi triangoli veloci, tutto quello che vuoi, attaccare lo spazio. Siamo inizio stagione, fa un caldo bestiale e è normale che magari cediamo al 60esimo, al 50esimo. Un po' presto, però vabbè. Ma adesso non ci sono più 35 gradi, sono passate già 3-4 partite, 4 in questo momento, eh? È ora di scantarsi, è ora di resistere almeno 80 minuti per poi arrivare ai 95, no? Noi siamo fermi ancora a 45, 45, 50, non di più, e poi il crollo più totale. Così non va bene, nel senso che anche a me piace vedere il bel gioco, il primo tempo, i primi 15 minuti segnare quasi sempre, dopo 2 minuti, dopo 5, dopo 10 sono già in vantaggio col Milan, sono in vantaggio con questo, con quell'altro, segno col Napoli, segno con l'Udinese, segno con tutti, primo tempo. E dopodiché, sì, cadavere. Facciamo una roba media, cerchiamo di distribuire le energie, allora ci accontenteremo magari di fare 1-0 portarla a casa. Cioè, un bel gioco va bene, però per 45 minuti o 30 è un po' poco. Bisogna cercare di portare a 80 almeno i minuti in cui giochiamo bene. Ma ripeto, anche non giocare bene tutto il tempo, ma almeno riuscire a reggere fisicamente e non portarci gli avversari fissi nella nostra metà campo e nella nostra area. Perché così è stato nel secondo tempo con l'Udinese. Noi nel secondo tempo la porta avversaria non l'abbiamo più vista. Poi vabbè, dopo l'espulsione, ciao, è ovvio, lì c'è stato qualche cosa, ma niente di che, tutto il resto era Udinese. Come è normale che sia se sei sempre in uno in meno. Cerchiamo di finire una partita in 11, ce la facciamo? Non lo so, vedete voi. No, fa male perché dopo 15 giorni io speravo, dopo 15 giorni, di vedere una vittoria. Sì, sul 2-0, dico, è già in tasca. Porca puttana, non ho pensato che i nostri secondi tempi, effettivamente, nelle ultime partite, ci hanno dimostrato che. Boh, però ripeto, la roba della difesa è una cosa che non digerirò mai, perché o Leoni diventa Lucarelli subito, o è Lucarelli subito, o Baresi o Maldini, o se no noi siamo veramente messi male. Perché la difesa, io che migliori questa difesa, non ci credo. E sono pronto veramente a fare le scuse pubbliche se questo succederà, se diventa una delle difese migliori del campionato. Ma non ci credo, ma non ci credo, ma assolutamente non ci credo. Perché o un interprete l'altro, magari Osorio fa meglio in una cosa, negli anticipi, non lo so, quell'altro fa meglio di testa, magari Lautaro Valenti, però è lento, si fa saltare in dribbling, cioè, o
Ognuno ha il suo difetto, ma sta di fatto che non c'è un difensore che non abbia un difetto evidente e non ce n'è uno completo da dire. Questo qua è Alessandro Lucarelli, di testa non ne metti uno in aria, che lui te le respinge tutte, ok? E ti chiude, chi sia in scivolata, che in anticipo. No, non è così, non ne abbiamo uno. Noi, ripeto, sulle fasce dalle altre parti, sulle ali, in attacco, centrocampo, abbiamo tutto quello che volete. Una partita magari sottotono, vedi Dennis Mann che è praticamente questa partita, c'erano gli emissari del Bayern, di altre squadre famose europee, secondo me è andato in, devo far vedere che sono onnipotente, risultato il secondo gol ce lo fa beccare lui perché a centrocampo si mette a dribblare tutti, no? Voleva fare dei tunnel a manetta di tacco. E quindi cosa fa? Perde palle e ci becchiamo anche il secondo gol. Cioè, nel senso, lui voleva farsi vedere, era emozionato, queste cose qua fanno solo che il male del Parma, purtroppo. E purtroppo è così. Noi non abbiamo al momento, come dire, l'aura della grande squadra, dire, gioco nel Parma, che fa le coppe, e quindi certi giocatori appena diventano un po' famosi si montano la testa e vogliono farsi vedere, invece che dal Parma, vogliono farsi vedere dalle altre squadre, con risultato anche purtroppo pessimo, perché se avesse fatto una grande partita saremmo qua a dire vabbè, ha voluto farsi vedere, però ce lo godiamo noi, ci godiamo i suoi gol, ma in realtà ha fatto solo il male, infatti ha giocato, credo, la sua peggiore partita dall'inizio della stagione, Nisman, e peggio è stato per noi. Niente, vi saluto e speriamo di giocare a Lecce meglio. Forza Parma e la magia sia con voi. Ciao.